Venezia ebbe un'importanza determinante nella storia della Dalmazia, dell'Istria e di Pirano. E anche dopo la sua caduta nel 1797, l'impronta del suo sigillo, della sua cultura e del suo modello di vita continuarono ad influenzare la nostra vita cittadina come quella degli abitanti della costa dell'Adriatico orientale fino al momento dell'esodo. Ancora nel momento della redenzione di Pirano, il 30 ottobre 1918, accanto alla bandiera italiana sventolava il vessillo di San Marco, anche se la Serenissima era caduta da oltre un secolo. Questa continuità è evidente nel nuovo palazzo comunale. Inaugurato il 27 luglio 1879, porta in facciata il leone di San Marco. Ai lati del leone due stemmi. A sinistra lo stemma della famiglia nobile veneziana dei Baseggio. Giambattista e Antonio Baseggio furono podestà di Pirano nel 1600. A destra del leone lo stemma dei Pisani, famiglia patrizia che diede a Venezia 13 procuratori e un doge, e a Pirano 4 podestà. La facciata del municipio fa da fondale al monumento a Giuseppe Tartini. In alto lo stemma di Pirano, sormontato da un San Giorgio a cavallo nell'atto di trafiggere il drago. A sinistra la figura della giustizia, che regge una bilancia, e a destra la figura dell'abbondanza. Nell'atrio del comune un leone marciano salvato in seguito alla demolizione del magazzino del sale di Sessa e un leone in Molecca. Un altro leone, anche se poco visibile, si trova sulla pietra con le misure di capacità per la misurazione del grano, che faceva parte dell'antico fondaco. Sempre nell'atrio del comune lo stemma del podestà Andrea Paradiso, 1487-88. Nella sala del consiglio del primo piano il quadro del Tintoretto, con l'antica raffigurazione di Pirano. La piazza è chiusa a sud dal Palazzo del Pretorio, sorto sul posto dell'antico fondaco delle Granaglie del 1301. Sul fianco sinistro del palazzo si apre il portico di San Giorgio, che conserva il leone e gli stemmi del portico più antico che si trovava sotto la torre del fondaco, all'imboccatura della darsena interna. Sotto i volti l'apparizione di San Giorgio, del Pagliarini. Sull'altro lato del palazzo, rivolto verso Porta Misana, ci sono conservati i due seicenteschi portagli del Fontego e del Monte di Pietà. Sugli architravi sono ricavati gli stemmi di Pirano e di alcune nobili famiglie piranesi. Nel 1894 il Mandracchio venne interrato ricavando l'attuale piazza, in mezzo alla quale venne innalzato il monumento a Giuseppe Tartini, il figlio più illustre di Pirano. L'inaugurazione avvenne il 2 agosto 1896, fra una festa di popolo di tutta l'Istria. Molto importanti nelle tradizioni piranesi erano anche le processioni,
che perpetuavano nel tempo il nostro legame con Venezia. Le quattro più importanti erano quelle del Venerdì Santo, del Corpus Domini, di San Giorgio e di San Marco. In queste occasioni i ferai in chiesa erano come gli alberi nel porto pieno di barche. Ed ecco il succedersi delle confraternite, o scuole di mestiere, con il crocefisso recato da un portatore scalzo e fiancheggiato da quattro fanali. Segue lo stendardo in mezzo a quattro torcieri. Viene quindi il gruppo dei portatori della statua, preceduto e seguito ancora da quattro grandi fanaloni a vetri e quindi da tutti gli altri seguaci. Ogni confraternita aveva gli abiti di un colore diverso e si schierava con il suo santo protettore. I pescatori sotto l'insegna di Sant'Andrea, i naviganti sotto i colori di San Nicolò e così via. Seguiva la gente che cantava i nostri inni sacri, ma tutto il paese partecipava alla festa. Ora di tutte queste belle tradizioni non rimane più nulla. Le prime notizie di rapporti fra Pirano e Venezia risalgono al X secolo. Pirano era una città molto prospera per quei tempi. Le campagne davano olio e vino, ma le due attività principali erano la navigazione e l'industria e il commercio del sale. Queste attività commerciali e marittime misero Pirano in contatto sempre più stretto con la nuova regina dell'Adriatico. Venezia era l'unica potenza che si dichiarava sostenitrice delle libertà municipali. Le cittadine costiere dell'Istria mal sopportavano l'autorità feudale di conti, gastaldi e patriarchi d'Aquileia, riconoscendo invece la supremazia di Venezia sul mare e stringendo con la Serenissima patti commerciali e politici. Attraverso Venezia giungono a Pirano anche le nuove ansie di libertà che hanno fondamento nel ricordo del municipio romano e che si rinnovano con il declino dell'autorità feudale. Nel 1192 Pirano si proclama libero comune. L'influenza della Repubblica si fa sempre più sensibile, fino a condurre quasi automaticamente alla dedizione, che viene decisa dai rappresentanti del popolo radunati nella piccola chiesa di Sant'Andrea. Il documento, che fu sottoscritto il 26 gennaio 1283, è conservato nell'archivio di Pirano, assieme a moltissimi altri documenti che testimoniano come da quel momento la storia di Pirano sia diventata parte di quella di Venezia. L'archivio di Pirano è il più ricco dell'Istria, sia per l'ampiezza dell'epoca storica documentata che per la quantità di documenti conservati. Immediati e sensibili sono gli effetti della dedizione. Venezia si preoccupa anzitutto di eliminare le divisioni interne, per cui ogni quartiere era nemico dell'altro.
Molte case di nobili avevano torri e mura e queste sembra non siano state erette contro i nemici esterni, ma contro quelli del vicinato. Nel 1291 Venezia fa costruire il nuovo municipio sul Mandracchio, quasi a voler unire i due rioni di Punta e Marciana che erano separati dal porticciolo interno. In seguito vennero apportate diverse modifiche, come il corridoio coperto, detto Liagò, che immetteva nella sala del consiglio e la collegava con la cappella di San Giacomo che si trovava sopra la porta campo. Un tratto del vecchio Liagò è ancora visibile, mentre la chiesetta di San Giacomo è diventata un'abitazione privata. Sempre sulla riva del porto, che si trovava sul posto dell'odierna piazza Tartini, venne edificato il nuovo fondaco, magazzino e rivendita di grano gestita dal comune. Davanti al comune furono posti nel 1466 i due pili portabandiera, in seguito spostati ai bordi della piazza verso il porto nuovo dopo l'interramento del Mandracchio. Il primo porta scolpito San Giorgio con il motto «Tu sicura rimani per le nostre preghiere Pirano» e lo stemma del podestà Natale Malipiero. Sul secondo pilo c'è l'immagine del leone alato con la scritta «Io, leone ligero, corro gli spazi della terra, del mare e delle stelle» e lo stemma del podestà Lodovico Sagredo con l'elogio «Onore a te, Lodovico Sagredo, tutore dell'onestà». Nel 1330 i frati francescani erigono il loro convento. E nel 1344 si consacra il Duomo dedicato a San Giorgio, che l'anno prima era apparso a salvare Pirano. Dal quadro che il Carpaccio dipinse per la chiesa di San Francesco, il pittore Giulio De Franceschi ha tratto l'aspetto di Pirano nei primi anni del Cinquecento. Ancora il porto di Pirano da un quadro del Tintoretto e altri panorami del tempo ricavati da quadri esistenti in Duomo. In base a queste tele, fra il 1500 e il 1600, Pirano si presenta molto ben fortificato, con le mura volute da Venezia che dal colle di San Nicolò scendono fino al mare. All'entrata del Mandracchio un ponte in pietra, che venne demolito con l'interramento del piccolo porto interno. La prima vera foto di Pirano è del 1875. Una delle due torri che difendeva dall'entrata al porticciolo è ancora visibile, come rimangono tracce di mura e molte delle porte che permettevano l'entrata o l'uscita dalla città murata. La Porta Delfi. La Porta Misana. La Porta Campo. La Porta Marzana. La prima porta di Raspo. E la seconda porta di Raspo.
la porta a San Nicolò. A monte rimane la cerchia muraria quasi intatta, armata da 7 torri. Nel XVII secolo a Pirano venne edificato il nuovo Duomo, col campanile simile a quello di Venezia, e il Battistero. Venne anche costruita una grande cisterna in Portadomo. Ormai tutta Pirano è testimonianza dell'avvenuto matrimonio con Venezia. Dalla struttura urbana, con le case addossate le une alle altre e a diretto contatto con il mare fino al secolo scorso, agli edifici e ai simboli. In punta il massiccio bastione veneto, sormontato dalla torre rotonda merlata in stile gotico del 1508, che serve da campanile per l'adiacente chiesa della Salute. In questa chiesa, dinanzi alla palla della Madonna che i nostri padri posero sull'altar maggiore dopo lo scampato pericolo della peste del 1630, si veniva la sera del 21 novembre a «Ciò è il perdon» e a chiedere alla Vergine la salute dell'anima e del corpo per noi e per i nostri cari.
Pirano non fu inferiore a nessun'altra città istriana nel combattere per Venezia, ma nello stesso tempo non dimenticò mai quell'energia, quella dignità e quella costanza necessarie a tutelare le libertà cittadine e la prosperità materiale e morale della patria. Anche Venezia, da parte sua, aveva un occhio di riguardo per Pirano, soprattutto per la sua produzione di sale, e aveva riservato alle barche piranesi un ormeggio preferenziale in riva degli Schiavoni, Lattazio di Puma di Pirano. Durante la guerra di Candia, così i piranesi scrivevano al doge: spenderemo le fortune, spenderemo gli figlioli, profonderemo le vite stesse per liberi vivere e gloriosi morire sotto gli ali di questo giusto e invito leone.